Consigliere Pedrazzi, nel bilancio sono stati aumentati i fondi per la montagna, attenzione alle reti escursionistiche, però le ha detto che bisogna fare di più sulla sicurezza, quindi un suo emendamento è incentrato sulle vie ferrate. Sì, esattamente. E il mio emendamento vuole essere di supporto a tutte quelle persone che valorizzano e preservano la montagna, ma in modo particolare l'alta quota. Mi riferisco alle guide alpine, quelli che io considero i veri custodi della montagna. Non tutte le normative purtroppo si adeguano a tutte le casistiche e, come abbiamo già visto in altre occasioni, la montagna ha bisogno della sua specificità. Questo emendamento in particolare si riferisce a tutti i sentieri attrezzati che, come per loro natura, sono costituiti da linee di sicurezza, da linee di progressione, quindi scale, gradini, catene, ma che di fatto non vengono certificati in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, anche se gli stessi materiali sono comunque realizzati in conformità a quanto indicato nelle linee guida appunto del Consiglio delle Guide Alpine. La criticità dove sta? Sta nel fatto che potrebbero essere precluse la realizzazione di queste infrastrutture proprio per la mancanza di questa certificazione. Ecco che allora il mio emendamento, molto tecnico, vuole evitare questa preclusione andando in qualche modo ad eliminare quella dicitura che vincola la certificazione di queste strutture, ma che però di fatto, in teoria, non vanno a precludere sicuramente il percorso in sicurezza delle persone che vogliono appunto percorrere queste fantastiche e bellissimi percorsi. Quindi un cavillo meno burocratico per una maggiore sicurezza. Assolutamente sì, abbiamo sempre dichiarato di voler alleggerire il carico burocratico per poter permettere alle persone di lavorare meglio, di lavorare ancor più in totale sicurezza proprio a livello burocratico. Questo è il primo passaggio, ce ne saranno altri e quindi siamo contenti che questo emendamento è passato in aula di ieri.